Tenete presente che la formula finale, così come si dice, i valori di alfa e di beta, io non ve li chiedo a memoria. Quello che io voglio sapere a memoria è questa. Comunque, diciamo noi quello che faremo la prossima volta all'esercitazione, noi faremo due cose. Uno, troveremo il tempo di ritorno, cioè praticamente è la prosecuzione di ciò che abbiamo fatto oggi, che è il reciproco della probabilità. Poi faremo questo procedimento nel quale dovremo trovare la x, diciamo x uguale h, che sarà la nostra altezza di pioggia di progetto. La dovremo trovare in funzione del tempo di ritorno. Vabbè, ovviamente anche in funzione della media e dello scarto quadratico medio. Quindi, e questa ci servirà per il calcolo di progetto. Quindi, concettualmente, ecco, ciò che noi dobbiamo sapere, diciamo, capire e anche ricordarci è questa. Perché poi la formula la ritroviamo, è lunga, è difficile da ricordarsi la memoria. E quello però che noi dobbiamo sapere è questo concetto, che noi partendo da un tempo di ritorno che decidiamo noi, dalla media del campione e dalla varianza, e dallo scarto quadratico medio del campione, noi riusciamo ad arrivare alla pioggia di progetto. Pioggia di progetto che vale per una stazione, anzi per una durata, perché ora dobbiamo